Da questo punto di vista, stiamo, a mio giudizio, assistendo nella civiltà della tecnica a un completo svuotamento della dignità umana. Sempre più siamo, subordinati rispetto ai prodotti della nostra stessa mano. Questo è il tema che attraversa la riflessione heideggeriana, la civiltà della tecnica che in qualche misura concorre in maniera drastica a fare dell'uomo un semplice prodotto della tecnica in quanto tale. Questo aspetto emerge, se volete, in forma visivamente efficace, se ancor prima di leggere Martin Heidegger, la questione della tecnica, o ancor prima di leggere L'uomo antiquato di Günther Anders e tutti gli altri grandi interpreti della tecnica moderna, se guardate quel capolavoro filmico del 1999 che è Matrix, che è peraltro intriso di riflessione filosofica. Matrix 1999 è in qualche modo un connubio interessante di tutta una serie di filoni filosofici della tradizione occidentale, dalla caverna di Platone fino alla rivolta rivoluzionaria di Marx, passando per la questione della tecnica di Heidegger, perché Matrix, la pellicola Matrix, che cosa mette in scena se non il rovesciamento dialettico del rapporto, diremmo hegeliano, tra soggetto e oggetto, o diremmo alla maniera heideggeriana, il rovesciamento per cui l'imperialismo tecnico dell'uomo, che segna il culmine del soggettivismo moderno, si rovescia in una condizione in cui dell'uomo non è più nulla, paradossalmente, è totalmente soggiogato rispetto ai propri apparati tecnici. O come dice Heidegger, l'uomo è un giocattolo in mano alla tecnica. Ecco, Matrix mette esattamente in scena questo, un rapporto di rovesciamento tra servo e signore, un rapporto di rovesciamento in forza del quale l'umanità diventa pura servitrice dei suoi prodotti tecnici. Era quello che appunto in forma mediata dal concetto avevano espresso grandi interpreti del Novecento filosofico, primo fra tutti naturalmente Martin Heidegger, quel Martin Heidegger che ancor prima di mettere a tema la questione della tecnica, quando scriveva il suo capolavoro filosofico Essere Tempo, 1927, testo nel quale, salvo errore, la parola tecnica compare una volta sola e non in posizione centrale, Martin Heidegger tematizzava, pur non parlando di dignità umana, pur innovando profondamente il lessico della metafisica occidentale e di più riconoscendo alla fine di non esserci riuscito fino in fondo. Il sentiero di Essere Tempo resta un sentiero interrotto, per dirla con un'immagine cara allo stesso Heidegger, ma ad ogni modo provando a innovare l'impianto concettuale e lessicale della filosofia occidentale, Heidegger si domanda anch'egli quale sia l'essenza, o diremmo noi, la dignità dell'uomo, dell'esserci, come egli lo chiama. La dignità dell'esserci sta appunto nella mortalità, nel sapersi mortale e quindi nel dare l'uomo soltanto in quanto consapevole della propria finitudine, l'essere per la morte, l'essere l'unico ente che sa della propria morte, l'unico ente che pone la domanda intorno all'essere, l'unico ente che sapendo la propria morte può anticiparla e dare un senso preciso al proprio esistere che acquista un senso nella dimensione solo della finitudine. Solo se noi sappiamo di essere finiti possiamo conferire un senso compiuto alle nostre azioni. Per questo evidentemente nei poemi omerici l'invidia degli dei si scatena contro i mortali. Perché gli dei che sono immortali dovrebbero invidiare i mortali, ma evidentemente perché solo i mortali, in quanto finiti, possono dare un senso pieno al loro essere al mondo. Solo i mortali possono progettarsi, gettarsi in avanti e dare un senso. Anche in Heidegger ritorna questo tema già picchiano della dignità dell'uomo che sta essenzialmente nel progettarsi, nell'esistere, nel vivere sempre sbilanciati al di là della propria pura datità. L'uomo, come tutti gli altri essenti, è, ma in più rispetto agli altri essenti, il suo essere è un esistere, un dare un senso progettandosi.